In questa edizione, per la rubrica Voci nella città, Alessia Pina Alimonti ha intervistato i partecipanti alla manifestazione del Gay Pride, svoltasi sabato 26 a Roma. Per la rubrica Il lavoro che c'è, Marta, un'assistente virtuale, ci spiega in cosa consiste il suo lavoro. Sabato 26, in varie città italiane, si sono svolte manifestazioni del Gay Pride. La nostra inviata, Benedetta Sisinni, ha partecipato a quella di Roma. Bentornati al TG Proposte Wheels, in studio Benedetta Sisinni, Alessia Pina Alimonti e Marzia Baldari. Ecco alcune notizie della settimana. Noi siamo convinti della bontà del disegno di legge Zan, sin dall'inizio è stato fatto un lavoro importante, un provvedimento che non limita la libertà di espressione ma ha la finalità di intervenire contro i reati d'odio. È quanto dichiarato dal segretario del PD Enrico Letta, che si è anche congratulato con le forze dell'ordine per il ritrovamento del bimbo al Mugello. La Santa Sede non chiede di bloccare il disegno di legge Zan, quanto dichiarato dal segretario di Stato del Vaticano Parolin. L'Italia è un paese laico e aconfessionale e tale deve rimanere, confermando quanto detto dal presidente Draghi. Il disegno Zan va semplicemente condiviso per evitare che contrasti con le norme concordatarie. Regolamentare l'uso dei monopattini elettrici, diventato sempre più diffuso nei centri urbani, per migliorare le condizioni di sicurezza delle persone e garantire il decoro urbano, evitando le soste selvagge dei mezzi. Con questi obiettivi il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, si legge in una nota, ha convocato le aziende produttrici dei monopattini a una riunione che si svolgerà il 1 luglio 2021 in videoconferenza. E ora per la rubrica Voci nella città, Alessia Pina Alimonti ha intervistato i partecipanti alla manifestazione del Gay Pride svoltasi sabato 26 a Roma. Riguarda il DDL Zan, tu cosa ne pensi? Io penso che sicuramente se ne deve discutere, magari se c'è da modificare qualcosa si modifica, però al di là di questo non fa del male a nessuno, non toglie nessuna libertà a nessuno, anzi dà solo più strumenti per difendere le persone, basta. Una domanda un po' difficile, però non lo so, cioè nel senso è una stupidaggine, cioè nel senso è chiaro che il nostro stato è laico e quindi diciamo la Chiesa dovrebbe rimanere fuori da certi aspetti della vita, però va bene, accetto il parere, ma sti cazzi. C'è questo problema dell'affossamento del DDL Zan, di cui siamo tutti a conoscenza, e che insomma è veramente una vergogna per il nostro paese. Oltretutto le ingerenze del Vaticano, di cui abbiamo saputo negli ultimi giorni, non vanno che aggravare la situazione, quindi secondo me è fondamentale essere oggi qui in piazza. Perfetto, ringraziamo Alessandro. Grazie a voi. E adesso le notizie di politica romana con Benedetta Sisinni. Anche quest'anno abbiamo attivato un piano caldo all'insegna della valorizzazione del tempo libero e del rapporto con gli altri, in un clima di serenità e di promozione degli interessi personali, anche all'aria aperta per un'estate vissuta insieme, nel rispetto di tutte le indicazioni di prevenzione sanitaria. Questo è quanto affermato dall'assessora alla persona, scuola e comunità solidale, Veronica Mambì. Proseguono i lavori di riqualificazione per la nuova Piazza Giardino nella zona di Prima Porta, interventi sui vialetti per l'area verde dove verranno realizzati una nuova illuminazione, panchine e giochi per bambini. Un'opera di riqualificazione importante nella periferia nord della città di Roma. La Giunta Capitolina ha approvato lo stanziamento di oltre 700.000 euro finalizzato alla riqualificazione di 30 spazi gioco esterno nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro sinergico dell'Assessorato alle politiche del verde e dell'Assessorato alla persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale, che hanno sostenuto il progetto indirizzato al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e finanziato dal Dipartimento Tutela Ambientale. Un'iniziativa volta a garantire il diritto al gioco e alla socialità dei bambini, che diventa strategica con la pandemia in corso. Il progetto ci consente di rispondere all'esigenza di privilegiare le attività, garantendo maggiore sicurezza e allo stesso tempo momenti di vita sociale e di relazione, che tanto sono mancati soprattutto ai bambini costretti in casa a causa Covid. Questo il commento dell'assessora alle politiche del Verde, Laura Fiorini. Per la rubrica Il lavoro che c'è, Marta, un'assistente virtuale, ha spiegato a Marzia Baldari in cosa consiste il suo lavoro. Vediamo adesso il servizio.
Una donna, una mamma di 3 figli e un cagnolino, lei si chiama Marta Krasowska, è di origini polacche ma arriva in Italia, inseguendo la sua più grande passione, quella delle lingue, dell'italiano ma anche dell'inglese. Di lavoro fa l'assistente virtuale. Noi di Proposte Wheels per la rubrica Il lavoro che c'è l'abbiamo intervistata per conoscere in maniera approfondita questa professione ancora poco conosciuta, sebbene non troppo recente, ma che grazie alla pandemia si è diffusa particolarmente. Mi chiamo Marta Elżbieta Krasowska e il cognome e le mie origini sono polacche. Di lavoro faccio l'assistente virtuale. Sicuramente ha avuto un boom negli ultimi mesi, con l'ultimo anno. Ma cosa fa l'assistente virtuale? Non è Siri e non è nemmeno Alexa. L'assistente virtuale nasce un po' nel mondo di segreteria, nel mondo di diciamo amministrativo, e quello che si faceva una volta negli uffici. Adesso non c'è più bisogno di essere lì fisicamente. Prevalentemente mi occupo della presenza online, della gestione dei siti, social media, gestione, programmazione, anche per quanto riguarda il sito, quindi vari aggiornamenti, anche una parte dedicata alla strategia. C'era un periodo in cui c'era un pochino una diffidenza nei confronti del virtuale. Adesso, dopo i vari lockdown, le varie chiusure, effettivamente ci sono pochissime persone che dicono ma no, io non mi fiderei. Un pochino anche per il discorso proprio quello della diffidenza nei confronti del virtuale, e quindi molte persone magari erano restie. L'assistente virtuale che si occupa dell'amministrazione, quindi esegue tutti i pagamenti, le 24, i pagamenti delle tasse, eccetera, eccetera, deve avere l'accesso a questo tipo di informazioni. Nel mio business, nel mio lavoro, che ho deciso di chiamarlo virtuale ma reale, questa scelta proprio per magari uscire dalle aziende, uscire dal contratto in cui sei obbligato a seguire l'orario fisso, e quindi proprio per seguire la famiglia, seguire i figli. Prima insegnavo l'inglese e, navigando tra i vari blog, è capitato di vedere questo nome. La partenza è stata un po' tosta, e tutto dipende da te. Le mie clienti prevalentemente sono donne e mamme. La maggior parte delle mie clienti sono coach. Un altro lavoro, diciamo, un'altra professione meravigliosa di quelle che è un pochino sconosciuta in Italia. Mi piace il mondo femminile, mi piace tantissimo, non perché voglio discriminare il mondo maschile, ma semplicemente mi trovo a mio agio, mi trovo bene con tutte le sfumature di donne meravigliose che in questo periodo ho conosciuto e conosco tutti i giorni. Un consiglio alle donne che vogliono fare questo percorso: riflettere un pochino e domandarsi perché io dovrei decidere di fare un determinato mestiere. Io ho seguito il corso in Italia, ho seguito anche tantissimi e tuttora seguo quelli in lingua inglese. E io partirei proprio con questo pensiero. Poi, per carità, si fanno tanti errori, si sbaglia, il primo sito che fa schifo, che quando uno lo rivede dice no, tutto fa parte della crescita. Sperimentare, ecco. Ciao e grazie! Passiamo adesso alle notizie di politica economica. Bisogna fare attenzione, ci sono crisi e situazioni che rischiano di esplodere. Dobbiamo evitare che questo diventi una bomba sociale a partire dal 1 luglio. È quanto affermato dal segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, a Bari per la mobilitazione nazionale Ripartiamo Insieme di CGIL, CISL, UIL in 3 piazze italiane.
Il rischio di tensioni sociali noi lo denunciamo da un po' di tempo, ha detto il segretario. Quando lo facciamo noi, ci dicono che siamo dei terroristi. Noi abbiamo, purtroppo o per fortuna, la capacità di ascoltare le persone che oggi vedono messo a rischio il loro futuro. Standard & Poor's ha migliorato le stime sul PIL dell'Italia al 4,9% sia nel 2021 che nel 2022. Le previsioni precedenti si fermavano al 4,7% e al 4,2% nel 2022. Per la Spagna, altro paese dell'Eurozona più aiutato dal Next Generation, Standard & Poor's ha alzato le stime al 6,3% nel 2021 e al 6,4% nel 2022. Adesso le notizie di politica internazionale con Alessia Pinalimonti. Netta presa di posizione della Commissione europea sulle recenti decisioni del presidente Orban di legiferare contro l'omosessualità. Ciò andrebbe contro il rispetto dei diritti umani da sempre sostenuto dalla comunità europea. Budapest ha tempo fino alla fine di giugno per rispondere alle critiche di Bruxelles ed evitare quindi una procedura di infrazione. Dubbi sulla salute di Kim Jong-un. Di recente è apparso sulla TV di Stato nordcoreana ed è apparso molto dimagrito. Il giornalista televisivo ha così commentato: "Vedere il rispettato segretario generale Kim Jong-un emaciato spezza tanto il cuore della nostra gente". Via libera della Commissione UE al PNR italiano, che farà arrivare al paese circa 25 miliardi entro luglio e circa 190 miliardi entro il 2026. Grande soddisfazione da parte di Draghi, che ha così commentato: "Spendere tutto con onestà. Vedo la volontà politica di fare le riforme". La presidente UE, invece, ha dichiarato: "Il piano è ambizioso. L'Italia ha mostrato il significato della solidarietà". Sabato 26, in varie città italiane, si è svolto il Gay Pride. La nostra inviata, Benedetta Sisinni, ha partecipato alla manifestazione di Roma. Vediamo il suo servizio. E poi, a conclusione, Marzia Baldari. Siamo in diretta qui da Piazza della Repubblica, punto di arrivo del corteo della manifestazione Roma Pride, che dopo lo stop forzato dell'anno scorso finalmente è potuta scendere nuovamente in piazza. Tanti manifestanti che tra cori, canti e balli improvvisati hanno manifestato per i diritti della comunità LGBT. Sono qui oggi perché comunque oggi è un giorno sia di festa che di rabbia e di lotta ed è importante esserci. È importantissimo per me essere tornato tutto qui a manifestare, perché dopo un anno e mezzo comunque di restrizioni è buono ritornare per strada, anche e soprattutto per un fattore di sicurezza. Questa è la sicurezza che mi piace, questa è. Sei soddisfatto di questa giornata, questa manifestazione? Abbastanza soddisfatto, però certo mi manca un pochino la parte politica, che quest'anno è venuta un po' a mancare per via dell'assenza dei carri. Tutto sommato i nostri corpi sono già politici di sé, quindi è bello vederci, è bello stare qui. Allora, è importantissimo in generale per me, in quanto appartenente alla comunità, ed è importantissimo specialmente quest'anno, vista la necessità di far approvare il decreto Zan, che urge assolutamente, visto anche gli ultimi fatti di cronaca. Cosa ti auguri per il futuro dell'Italia da questo punto di vista? Allora, per l'Italia mi auguro che assolutamente ci sia un futuro più inclusivo, che si recuperi il tempo perso rispetto agli altri paesi europei e occidentali in generale, perché non possiamo permetterci più questo ritardo sui diritti. Allora, cosa ne pensi della manifestazione di oggi e quanto è importante per te essere qui? Allora, per me in particolare è importantissimo, è il mio primo Pride. Ho abbracciato relativamente tardi la mia omosessualità ed essere qui per me è importantissimo. Ed essere qui con tanti miei amici è ancora più importante ed è bellissimo. Me l'aspettavo proprio così, colorato, divertente, libero. Anche per questa edizione è tutto, è possibile rivedere il TG Proposte Wheels sul nostro canale YouTube e sul sito www.wheels.it. È possibile contattarci per proposte e idee al numero 06 98 26 24 35 oppure scriverci alle email redazionewheels@gmail.com oppure sui nostri canali social.